Grande Fratello VIP 7, Giovanni Ciacci in lacrime, racconta il suo dramma. Alfonso Signorini parla di un argomento che sta a cuore a molti, quello di Giovanni Ciacci. L'uomo ha dichiarato di essere sieropositivo. Per lui entra Adriana Volpe. Lei è una delle pochissime colleghe che gli è stata vicina, in un momento delicato. Il conduttore fa andare Giovanni nella Mystery Room. Ciacci riferisce che stare nella casa è di una fatica incredibile. Tutti litigano per qualsiasi motivo. È un inferno. Giovanni ha rilasciato un'intervista, nella quale ha rivelato che racconterà la sua storia al Grande Fratello VIP. Prima non si poteva entrare per il regolamento, perché non esisteva una cura. L'HIV non è sinonimo di morte. Prima si conviveva, ora invece si vive. Il protagonista riferisce che l'infezione riguarda tutti. Se non curata, si trasforma in AIDS. Ciacci comunica che i ragazzi possono fare il test gratuito ovunque. Gli ospedali offrono assistenza, le cure adatte. Chi scopre di avere HIV non deve avere paura, ma chiedere aiuto. Bisogna fare la cura. L'importante è diventare negativi. Una volta curata, tutto torna alla normalità. Ed è importante dare questo tipo di informazioni, perché la gente non sa molte cose in materia. Giovanni ha voluto esporsi e raccontare questa storia, per fare capire che nella gente c'è il pregiudizio. Le persone pensano che questa malattia si attacca con un bacio, dormendo insieme al tuo compagno. Lui ha ricevuto dei messaggi nei quali lo definivano un tore. Ciacci dice che si è sentito offeso, ed ora ribadisce che attualmente sta bene, ed è guarito. L'uomo è arrivato a voler pensare di ritirarsi. Qualcuno ha pensato che dopo la sua intervista non avrebbe più lavorato. È in quel momento che si è arrabbiato, ed ha voluto apertamente parlare di questa storia, proprio per sfatare diversi miti. Giovanni ha avuto difficoltà a parlare di questo argomento con la sua mamma. Una collega è andata dai superiori, e gli ha detto che Giovanni era sieropositivo, e proprio per quello non avrebbe dovuto lavorare più. Ciacci va in giardino, e qui c'è Adriana Volpe. La conduttrice lo abbraccia virtualmente, e gli dice che è legata a lui. Giovanni si scioglie in lacrime. Ciacci quest'estate aveva molti dubbi. Lei sa che lui è battagliero. Bisogna avere la forza per combattere. Ai giovani ha dato un messaggio importante, loro non sanno neanche che cosa è. Importante è avere la guardia alta. La cosa principale, lui ha conquistato la libertà del suo cuore. Ora lui è forte, però nello stesso tempo deve essere divertente, deve fare ridere. Ciacci rivela che prima deve metabolizzare questo momento. Ancora non è pronto per raccontare tutto, per paura di sbagliare. Che cosa ne pensate del racconto emozionante di Giovanni Ciacci? È giusto parlare di questo argomento tabù in un programma come Il Grande Fratello? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.